Siamo a Cambiano, nella sede dell'Autoclima, che quest'anno compie 50 anni. Siamo con l'amministratore delegato Giorgio Moffa e le chiediamo cos'è l'Autoclima. L'Autoclima, come ha detto lei, è un'azienda che è nata 50 anni fa e che appartiene da un ventennio al gruppo Ferrero di Alba, assolutamente da non confondere con il signor Ferrero della Nutella. La società Autoclima nei suoi 50 anni ha fatto moltissimi prodotti riferiti all'aria condizionata. È nata nel 63 e immediatamente dopo ha deliberato un condizionatore che si chiamava BEG, che è stato brevettato, e il brevetto ha resistito per 30 anni, dopodiché moltissime aziende italiane e soprattutto asiatiche hanno copiato e stanno producendo ancora ora. Fino ad arrivare al fresco, diciamo, che è l'ultimo modello, certo, che è uscito. 10 anni fa l'Autoclima per prima ha fatto un condizionatore che chiamiamo fresco, che è stato il primo condizionatore funzionante a batteria per climatizzare le cabine dei veicoli, dei camion, quando sono in fase di stazionamento. E adesso per i 50 anni vi siete regalati un altro modello. E adesso per i 50 anni abbiamo voluto superare noi stessi. Abbiamo un condizionatore da stazionamento portatile e lo abbiamo chiamato Yugo. Che ha quali caratteristiche fondamentali? Le caratteristiche fondamentali di Yugo sono sicuramente quelle della portatilità. È un oggetto che chiamiamo plug and play perché si installa in diversi posti della cabina, semplicemente inserendo una spina e collocando uno snorkel al finestrino. Pesa meno di 20 kg. E la trasportabilità è abbastanza immediata? La trasportabilità è direi assolutamente immediata, perché basta scollegare la spina, scollegare lo snorkel dal vetro, prendere la tracolla e mettersi alla spalla e spostarsi da quel veicolo ad un altro veicolo. Quindi non c'è manutenzione, non bisogna fare fori soprattutto nell'ambito della cabina del camion? Non ci sono fori da fare, non ci sono modifiche da fare nella cabina, basta appoggiarlo su un sedile e farlo funzionare. E funziona. Parlando d'altro, le prossime fiere a cui parteciperete? Non avevo inteso come fiera la manifestazione di Misano, ma è una manifestazione alla quale ci teniamo particolarmente, perché affluiranno su quella piazza moltissimi trasportatori, moltissimi autisti. Ultima domanda, il prezzo. Abbiamo cercato di realizzare questo prodotto con dei costi molto contenuti. Siamo orientati attorno ai 1.200 euro per Yugo. Perfetto, grazie mille.